Il Montefano dimentica la sconfitta di una settimana fa e lo fa alla grande con un netto 4-0 ai danni dell'Atletico Azzurro a Golli, la miglior risposta che potesse dare la squadra di Mariani per far restare aperti i giochi per la promozione diretta. Una partita condotta da Viola con intelligenza e attenzione contro un osso duro che era alla disperata ricerca dei punti per mantenere la categoria. Eppure il Colli non si era presentato male a Montefano giocandosela alla pari senza rinunciare a rendersi pericoloso. Due gioielli di Alla hanno però stappato la partita permettendo ai Viola di giocare con maggiore tranquillità e sicurezza. Nel finale Bonacci e Stampella hanno messo il punto esclamativo su una sfida conquistata con merito, dove il Montefano ha ritrovato gioco, personalità e qualità rispetto alla versione sbiadita vista al Polisportivo. Avvio ritmato con le squadre a giocarsi al viso aperto. Già al sesto scambiano Ladini e Pabba con la acrobazia di quest'ultimo che si alza sulla porta ai Castelletti. È solo il primo squillo del Montefano. Lo stesso Novede ci riprova poco dopo al nono con il destro da fuori che non mette troppo pensiero al portiere. I Viola partono forte nel primo quarto d'ora. Al dodicesimo Alla fa le prove generali calciando da fuori, ma il meglio dai piedi del 4 si deve ancora vedere. Si deve attendere infatti il 22esimo per il primo dei due eurogol di Alla. Il 4 recupera la sfera e si mette in moto in zona centrale, accelerata che taglia via tutti gli avversari fino ad arrivare al limite dove lascia partire un bolide che vola in aria e si abbassa perfettamente sotto l'incrocio ai danni di un incolpevole Castelletti che non può farci niente. 1-0 per i Viola che prendono ancor più fiducia. Al 34esimo è il turno di Palmucci che prepara il destro da fuori che viene deviato a Castelletti in angolo. Il Colli non dispiace ma dalle parti di Davide riesce a creare solo l'iniziativa di Fazzini agli sgocci del primo tempo. L'11 prova ad imitare Alla ma la sua mira è peggiore di quella del calciatore Viola e la conclusione si spegne alta negli spogliatoi col vantaggio Viola. Il Montefano esce deciso a mettere in sicurezza il match, ci va vicinissimo già al quarto della ripresa, Bonacci va sul fondo e di sinistro disegna sul secondo palo, arriva Raldini e chiude l'azione, di testa colpisce la traversa piena, poi Palmucci non riesce a finalizzare. Il meritato raddoppio poco dopo l'ora di gioco, al 18esimo di nuovo Alla si sente il piede caldo e tira un altro missile potente e velenoso verso Castelletti che viene tradito da rimbalzo con la palla che finisce in fondo al sacco per il 2-0 che manda in estasi tutto il pubblico di Fede Viola. La risposta del Colli è affidata a Rossi che al 21esimo indirizza col mancino verso Davide ma la conclusione è out. Lo stesso fa Petrucci tre minuti dopo, l'esito è lo stesso da identica posizione. Il Montefano può anche gestire e cerca all'affondo come può. È infatti il 26esimo quando Babba si costruisce il destro da fuori che svanisce di poco alto. Il Colli con una prova generosa non si dà per vinto e cerca di restare in partita. Arrivato alla mezz'ora Davide è chiamato alla parata bassa sul tiro in diagonale di Romanazzo, poi la difesa completa e il disimpegno. Nel finale viene fuori il Montefano e mette in ghiaccio la partita, lasciato passare il periodo del Colli che non riesce a rendersi pericoloso. Al 34esimo Bonacci scarica per Sindic che manda alto, poi lo stesso Serbo ci prova direttamente su punizione alla tre quarti mandando out a fil di palo. L'ultimo sussurro del Colli è al 40esimo con il palo colpito da Montanari con un diagonale mancino in aria. Poi il Montefano mette definitivamente il sigillo. Al 43esimo servito Cingolani sulla fascia destra, va sul fondo e disegna un bel suggerimento per Bonacci che è postato sul secondo palo, deve solo depositare in rete. Infine, in pieno recupero, Stampella viene servito in profondità e l'attaccante Viola capitalizza al meglio con un bel diagonale all'angolino. È il 4-0 che fa partire la festa Viola e che permette al Montefano di salutare i propri tifosi al meglio dopo la regular season. Ma non è finita qui, nella peggior delle ipotesi il Montefano disputerà almeno un'altra partita dei playoff davanti al proprio pubblico, tuttavia il sogno del boccone grosso è ancora vivo, la Civitanovese resta più due con gli ultimi 90 del campionato che saranno decisivi, i Viola cercheranno i tre punti ad Urbania per poi buttare un orecchio a quel che succederà al Polisportivo tra la capolista e la Jesina, il Colli invece rimane vivo e si giocherà tutte le sue carte dopo l'ultima partita casalinga con il Castelfidardo. Nel post gara l'impressione a caldo dei due allenatori. Sì, è stata una settimana diciamo particolare perché comunque si è fatta sentire un po' la sconfitta, però già martedì quando abbiamo iniziato l'allenamento, dopo che ci siamo guardati negli occhi, c'era già lo spirito di ripartire da zero, di ripartire subito bene perché i ragazzi hanno capito il percorso che è stato fatto e quello che è stato fatto. E la risposta è stata questa, è stata una grande risposta che grazie anche a un grandissimo pubblico, anche sta settimana i nostri tifosi ci erano venuti a trovare per aiutarci e incoraggiarci per quello che abbiamo fatto e per il cammino che abbiamo fatto, che comunque è un cammino incredibile, a mio modo di vedere incredibile, quindi siamo ripartiti bene, abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo giocato a calcio, quindi siamo contenti, adesso
ci è rimasto l'ultimo sforzo e poi vedremo. Mister Morelli, tecnico dell'Atletico Azzurra Colli, oggi siete dei sconfitti da Montefano, era una trasferta molto impegnativa per voi, però penso che la squadra non era partita male, con un buon piglio, con persone d'acqua a Montefano, poi diciamo l'Eurogol vi ha un po' complicato la gara e così il 2-0 da lì è stata diciamo un crescendo del Montefano, però la squadra ha dimostrato che è viva, può dire la sua fino alla fine, no? Sì, sapevamo la difficoltà della gara in City, sapevamo della forza della squadra ben allenata, dei valori dei calciatori, però diciamo che hai analizzato in maniera perfetta e corretta la partita, abbiamo fatto la nostra gara con personalità, sapevamo che le carte che avevamo da giocarci erano queste, non quelle di fare una partita solo prettamente difensiva. Diciamo che il primo tempo abbiamo giocato alla pari, siamo stati puniti dal gran gol, però di tutto sommato la squadra si è espressa bene. Poi nel secondo tempo siamo rientrati anche non male, loro hanno capitalizzato al meglio la prima occasione che hanno avuto, è chiaro che dopo sul 2-0 una gara già in salita con la nostra situazione di classifica, un po' la testa dei ragazzi chiaramente è andata down, però diciamo abbiamo fatto la nostra gara, non c'ho poco da rimproverargli, ecco, loro sono una signora squadra che lotteranno fino all'ultima giornata per vincere il campionato, quindi questo va già da sé, dice tutto insomma.